Mauro ci racconta. Sono Mauro, ho 41 anni. Vengo dalla provincia di Brescia, a una zona che si chiama Franciacorta. Il nome la dice tutta. Lì c'è proprio la cultura del vino. Ho passato la vita a combattere con la dipendenza dall'alcol e a combattere soprattutto la dipendenza affettiva. Ho avuto un'infanzia molto travagliata, nel senso che mio padre è morto quando avevo solo un anno e mia madre, che era molto giovane, aveva 24 anni, ha dovuto subito pensare a come tirare avanti la baracca. Ha iniziato a lavorare e lavorando ha trascurato un po' il fatto della mia crescita. Io sentivo un grande vuoto attorno a me. All'inizio no, devo dire, perché questo era colmato dalla presenza dei nonni materni. Poi, purtroppo, quando avevo 9 anni, è deceduto anche mio nonno materno. E quindi ho avuto un secondo lutto e di nuovo un abbandono. Verso i 12 anni ho iniziato a sentire i primi sintomi di malessere. Avevo molta rabbia dentro di me, una rabbia che non sapevo come tirarla fuori. Attorno a me vedevo che le famiglie erano molto diverse dalla mia. Io avevo una nonna, una madre che lavorava. E pian piano ho iniziato ad avere una dipendenza da mia madre, perché dal punto di vista economico io dipendevo tutto per tutto da lei. Mia madre mi ha caricato un po' del fatto che per causa mia lei non si è più ricostruita una vita e quindi da me si aspettava un aiuto. Ma io che aiuto potevo darle? Non potevo certo darle un aiuto come può darlo un compagno o un marito. E poi io dovevo vivere la mia adolescenza, quindi ho iniziato a rifugiarmi nell'alcol. La prima volta che ho avuto l'approccio con l'alcol avevo solo 12 anni, ma subito ho sentito un'attrazione da parte di questa sostanza, perché l'euforia che mi dava era un modo per fuggire dalla realtà. Una realtà che iniziava a essere pesante per me. Ho mantenuto questa relazione con l'alcol per tutta l'adolescenza. Ma nonostante tutto, ho portato avanti il compito di finire i 5 anni delle superiori. Però la dipendenza dall'alcol mi dava sempre, sempre più problemi. Già a 20 anni mi sentivo stanco. Una persona appassita, vuota, depressa, una persona che non riusciva a gioire per nulla. Quindi mi sono fatto convincere e sono entrato in comunità. Mentre mi trovavo in comunità, ho subito la botta finale. È venuta a mancare mia madre. È deceduta dopo 6 mesi che io ero in comunità. Sono caduto in una grandissima depressione. Mi sono messo a letto per 6 mesi e non sapevo come uscirne. Fortuna per me che ero in comunità e qui ho avuto l'aiuto per risollevarmi. Finito il percorso di comunità, sono uscito e sono riuscito a trovare un lavoro e una casa. Ero indipendente. Ma tenevo sempre una relazione con questa comunità. Li aiutavo negli accompagnamenti, nei piccoli lavori di manutenzione e questo mi permetteva di pagarmi le mie spese e di pagarmi la mia casa. L'unica cosa è che dentro la mia testa non avevo ancora capito
che la dipendenza dall'alcol era una cosa che mi aveva segnato per tutta la vita. Nel senso che io sono un alcolista e anche se bevo un solo bicchiere, quello ti riapre la porta della dipendenza. Quindi, nonostante portassi avanti una vita normale, continuavo a bere, anche solo due volte al mese, però questo teneva sempre aperta la porta alla dipendenza. E così sono ricaduto. Questa volta però sono finito proprio sul fondo del barile. Mi sono ritrovato in mezzo ad una strada. Non avevo più voglia di reagire, di vivere. L'unica cosa che mi interessava era quella di bere, bere, bere. Facevo colletta e con i soldi che mi davano li spendevo subito nel bere. Ho contattato di nuovo il CERT. Ormai ero troppo infognato nell'alcol e sentivo il bisogno dell'ennesima comunità. Sono entrato finalmente al CUFRAT. Qui ho ripreso in mano la mia vita. I primi mesi non sono stati facili, perché comunque, tolta la dipendenza dall'alcol, avevo sempre quell'ansia che non mi permetteva di vivere bene. Trovata poi la terapia giusta, l'ansia mi si è passata. Così ho iniziato a fare delle cose all'interno della comunità, delle piccole cose, come la manutenzione, per tenermi occupato con la mente, ma anche per ridarmi una dignità. Fare qualcosa durante la giornata e arrivare alla sera e dire sì, oggi mi sono guadagnato la pagnotta. Poi, successivamente, sono passato a fare l'accompagnatore, quella di accompagnare dei miei compagni che sono più giovani di me nel percorso e di stargli accanto. Questo ti permette di vedere che comunque non esisti solo tu con la tua malattia, ma esistono anche le altre persone e che tu puoi essere di sostegno per loro. E facendo questo ti senti un po' realizzato. È donando che si riceve.